uno dei protagonisti, o forse il protagonista in assoluto, è Massimo in questo libro, ed è un giovane sui 25 anni, 24-25, che si è laureato, però una laurea molto poco spendibile, perché è laureato in lettere antiche, e quindi per chiedere la paghetta ai genitori, eccetera, fa una serie di lavori, tra cui uno è quello di preparare i panini in un bar della periferia di Torino. Il personaggio è nato perché vedo che molti giovani che magari hanno anche completato un ciclo di studio universitario però non riescono a trovare subito lavoro, e vedo che molti di questi sono disponibili a fare tanti lavori. Vedo per esempio questi ragazzi che portano il cibo, le pizze a casa, in questa incertezza di futuro che è una delle preoccupazioni grosse di chi oggi ha 25, 24 anni, 30 anche alle volte. Quindi volevo un po' raccontare la difficoltà di questi giovani di vedere un futuro lavorativo serio, comunque soddisfacente, tale da pensare poi di mettere su anche una famiglia. Probabilmente perché ho una certa pigrizia, invece di ambientare i miei libri in luoghi che conosco poco, preferisco ambientarli in un luogo che conosco molto bene, perché ci sono nata e ci vivo da quando sono nata, tranne qualche breve periodo fuori città. Torino è, appunto, mi diceva, la protagonista dei miei libri, ma anche perché è una città che io amo molto. E anzi dirò di più, che man mano che invecchio, anzi ho già raggiunto ampiamente l'età della vecchiaia, la amo sempre di più. È un po', non lo so, come quelle pantofole, sa, che uno comincia ad amare quando sono già un po' sformate, perché hanno preso la forma del piede. E poi comunque perché è una città adesso fuori dal gioco, che ha anticipato tantissime evoluzioni poi del costume nazionale, e cambiamenti anche profondi della società. Quindi forse una città che anticipa un po' il futuro nel bene e qualche volta invece nella tristezza. Torino ha perso 200.000 abitanti, Torino ha perso l'industria, Torino ha perso tantissimo. Quindi è passata da una civiltà, diciamo, industriale, a una civiltà post-industriale, con tutto ciò che questo comporta. E quindi proprio per questo è una città da raccontare, insieme a tante altre naturalmente, però io sono torinese e racconto il Torino.